Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio intorno alle 14 all'interno di un capannone della Profiglas a Bellocchi di Fano. In pochi minuti si è alzata in cielo un'alta colonna di fumo visibile a distanza di chilometri persino ad Orciano nel comune di Terre Roveresche. Per fortuna nessuno è rimasto ferito né intossicato nel rogo divampato nell'area adibita alla lavorazione del materiale di risulta dell'azienda leader nella lavorazione di alluminio di alta qualità. Il personale è stato allontanato dal luogo interessato e fondamentale è stato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Fano e di Pesaro, intervenuti con 8 mezzi. Poco dopo sono arrivati anche in supporto i colleghi di Ancona. Le indagini ora sono affidate ai carabinieri di Fano, comandati da Massimiliano Papale. Dai primi accertamenti è emerso che l'origine del rogo è del tutto accidentale, forse causato da una scintilla o dal malfunzionamento di una pressa o di un saldatore. La struttura non ha riportato danni particolari ed è stata dichiarata agibile dai pompieri. Infatti è andato distrutto soltanto del materiale di scarto e le fiamme hanno provocato l'innerimento di alcune pareti. L'azienda invece ha spento momentaneamente i macchinari in via del tutto precauzionale, giusto il tempo di ripristinare le situazioni logistiche e di sicurezza prima di rimettere in funzione l'intera filiera. Sul posto anche il commissariato e la polizia locale di Fano. I vigili urbani hanno bloccato gli ingressi della ditta, impedendo gli accessi agli esterni per permettere così le operazioni di soccorso e di spegnimento. Sì. L'assessore comunale, Barbara Brunori, fa sapere che come ufficio ambiente è stata allertata l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Inoltre sono state effettuate nell'immediato delle verifiche anche alla centralina che monitora la qualità dell'aria attivata in via Filippini, dalla quale però non risultano tracce di inquinamento. Come abbiamo appreso dell'incendio ci siamo recati subito sul posto, non ci sono feriti, la situazione è sotto controllo, l'incendio è naturalmente rientrato. Abbiamo parlato con i titolari dell'azienda e ancora non si capiscono bene le cause, appunto faranno adesso un incontro con chi lavorava in quel posto per capire meglio tutti i dettagli e sono intervenuti i vigili del fuoco da più parti, la municipale, non è stato necessario l'intervento della protezione civile per cui non c'è niente da allarmarsi. Abbiamo anche chiamato ARPAM per ulteriori verifiche, ma al momento diciamo che è tutto sotto controllo.